Torna a brillare in campionato la Vastese che, trascinata da un Nicola Fiore in giornata di grazia, si aggiudica con pieno merito per 3-1 il derby con il Pineto, fortificando la terza piazza ma portandosi a meno 4 dalla piazza d'onore grazie al KO interno della Vis Pesaro. Le due sconfitte con San Marino e Vezzano sono ormai in archivio, con all'orizzonte la gara di domenica prossima in casa della capolista Matelica. Colavitto conferma Maronilli in difesa ma in attacco schiera Tedesco per Bittaie. Nel Pineto mister Amaulo manda in campo la miglior formazione con Pezzotti, Ciarcelluti e Tomassini in avanti. All'Aragona freddo e cielo nuvoloso con un migliaio di tifosi sugli spalti, dirige Tesi Di Lucca. Inizio di partita un po' contratto dei padroni di casa chiamati a riscattare i due KO consecutivi. Al settimo la prima emozione di marca locale con un tiro insidioso di Stivaletta che impegna Giachetta in una difficile respinta. Al 14esimo Tomassini, lanciato sul filo del fuorigioco, si presenta tutto solo davanti a Camerlengo ma sbaglia incredibilmente il gol del vantaggio. Gli ospiti si fanno preferire almeno inizialmente sul piano del gioco e della manovra corale, con Pezzotti pericoloso al 16esimo con un tiro a fil di palo. Le emozioni si susseguono visto che un minuto dopo Fiore in area pinetese alza sopra la traversa. Al 18esimo per la Vastese sembra fatta, ma Tedesco in area va a colpire il palo pieno della porta ospite con Giachetta battuto. La gara dell'Aragona è piacevole con le due squadre che si affrontano viso aperto e con la formazione biancorossa che trova il vantaggio con un eurogol di Fiore che al 23esimo mette la palla all'incrocio dei 25 metri facendo esplodere la gioia dei supporters di casa. La squadra di Colavitto controlla le sfuriate del Pineto e al 39esimo arriva così ad un passo dal raddoppio con Tedesco che va a colpire questa volta la traversa della porta di Giachetta dopo il palo del 18esimo minuto. Ma quella di oggi è la giornata di Nicola Fiore che al 43esimo colpisce questa volta su punizione, disegnando un'altra parabola deliziosa per il 2-0 con cui si chiude il primo tempo. E la ripresa si apre al secondo con il 3-0 per la formazione del presidente Bolami grazie ad una rete griffata da Stivaletta che dopo un'azione prepotente entra in area e con un tiro angolato supera il portiere del Pineto per la terza volta. Gara che termina con largo anticipo visto che poi al sesto Leonetti chiama ancora Giachetta al miracolo prima del poker sfiorato in scivolata sotto rete da Tedesco. Il Pineto quasi scompare dal campo e così al decimo arriva un rigore per la formazione di casa per un tocco in area pinetese di Veroni con la mano. Tesi indica il dischetto dagli 11 metri, Leonetti calcia però debolmente fra le braccia di Giachetta che para. Amaulo effettua tre cambi in un sol colpo mandando in campo Zane, Orlando e Gragnoli per Marianeschi, Pepe e Ciarcelluti, ma in campo domina la squadra di Colavitto che al 19esimo con Tedesco arriva ad un passo dal 4-0. Il Pineto si vede finalmente al 20esimo con una conclusione violenta di Pezzotti che trova la pronta risposta di Camerlengo. Ancora Vastese al 25esimo con Giachetta che dice no a Leonetti, poi minuti finali di gara con un gol divorato da Tomassini al 27esimo a conferma della giornata negativa dei biancazzurri che trovano il gol della bandiera al 46esimo grazie a Di Rocco. Finisce così dopo 6 minuti di recupero con il tripudio della Vastese che tocca quota 40 in classifica e fa festa con i suoi tifosi, mentre per il Pineto arriva una sconfitta che allontana di nuovo la zona playoff. Colavitto, è tornata la Vastese 3-1, partita che avete condotto per 70-75 minuti, anche un rigore fallito, insomma si aspettava dalla sua squadra la reazione e la reazione è arrivata. Hai detto bene, i ragazzi hanno reagito, comunque si sono impegnati dal primo minuto fino al 95esimo, gli devo fare i complimenti, contro una signora squadra che veniva da 15 risultati utili e c'è stata sia la prestazione che il risultato, quindi per un allenatore il massimo. Con un Fiore così è più facile vincere le partite, senza nulla togliere ovviamente alla prova di tutta la squadra, il giocatore di questa caratura può far sempre la differenza. Non mi piace parlare dei singoli, sinceramente, però è il mio capitano, l'avete visto, ci mette cuore in campo, tecnica, tattica, ci mette tutto. Oggi è stato premiato, sono contento per lui, come sono contento per la maggior parte dei ragazzi nuovi che hanno giocato oggi, perché non era semplice, ricordiamoci che oggi i tre quarti di una difesa erano nuovi, quindi ci voleva un po' di tempo. Purtroppo sono successe determinate cose nel 2018 che hanno rotto qualche equilibrio
di squadra, però oggi la squadra ha giocato di responsabilità collettiva e non individuale. Sono contento, bisogna continuare così, ci stiamo divertendo noi, si sta divertendo il pubblico, però bisogna continuare con questo spirito. Lei non piace parlare dei singoli, però io vorrei spendere due parole per Tedesco, questo ragazzo che oggi ha colpito due pali. Le chiedo, come mai solo oggi è in campo dal primo minuto? No, ma ti ripeto, ci vuole un po' di tempo, non è che cioè, entri in un contesto, ma lo dico senza presunzione, cioè la verità, nel senso che si lavora di squadra, devi dare del tempo a dei ragazzi a assimilare determinate cose, l'idea dell'allenatore, quindi è importante che lui si è fatto trovare pronto, lo ringraziamo, è un ragazzo che si impegna in allenamento, quindi... ma come si impegnano gli altri? Oggi c'è stato Casciani, cioè Casciani ha giocato dopo un sacco di tempo, insomma, sta Marco Cane che è venuto da poco, Maronilli, cioè, piano piano mi auguro di dare spazio pure a chi in allenamento dà il massimo e non trova spazio la domenica. A Mauro, dopo l'ottima prova con il Matelica, la più che buona prova con il San Marino, oggi è arrivata questa sconfitta a Vasto meritata. Cosa non è andato nel Pineto? Sì, diciamo una sconfitta che ci sta, la stessa ha meritato la vittoria. È stata una partita strana, diciamo i primi 20 minuti fino diciamo, all'Eurogol di Fiore, era una partita spaccata, entrambe le squadre creavano occasioni offensive, non abbiamo create importanti davanti al portiere e non abbiamo finalizzate. Poi il gol di Fiore ecco, ha rotto gli equilibri e poi c'è stato... L'Eurogol anche sul calcio piazzato il raddoppio, a quel punto la partita difficile era diventata quasi impossibile, quindi onore alla Vastese che ha interpretato bene la gara. Avete iniziato bene la partita, avete avuto anche solo 0-0 l'occasione per passare in vantaggio, poi vi siete un po' persi per strada, avete accusato forse anche psicologicamente il colpo del vantaggio della Vastese? Sì, volevamo sbloccare il risultato. Abbiamo creato tante opportunità, però abbiamo rischiato anche delle ripartenze dell'uno contro uno, dove sappiamo che la Vastese è micidiale. E secondo me non abbiamo fatto un'interpretazione giusta per come avevamo preparato la partita. Perché oggi il Pineto non è stato all'altezza delle precedenti esibizioni? Perché non avevamo l'atteggiamento giusto, non avevamo l'atteggiamento che abbiamo avuto in passato. Infatti sono qua per chiedere scusa per la prestazione, perché chiedere scusa ai nostri tifosi, dal primo all'ultimo tifoso, dal primo all'ultimo dirigente, dal magazziniere, perché non si può venire a Vasto in un derby importante per noi e avere un atteggiamento. Io per primo che sono il capitano. Però c'è anche da dire che veniamo pure da 15-16 risultati utili consecutivi, ci sta anche perdere. Non ci sta perdere così, però se siamo... Secondo me siamo un grande gruppo e sicuramente dimostreremo dalla domenica prossima di essere, come detto prima, un grande gruppo e faremo subito il risultato con San Nicolò.